Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Non vanno egregiamente le cose per Elly Schlein, la vestale della neosinistra liberal-atlantista, fucsia arcobalenica, vicinissima alla visione del mondo delle classi dominanti e lontanissima dalla visione delle classi dominate. Elly Schlein, infatti, non ha ottenuto grandi risultati a Mirafiori, che come sapete è la roccaforte del proletariato italiano, è una città operaia all'interno della città di Torino. Sorvolando Mirafiori, vi accorgete, se vi capita di atterrare a Torino in aereo, che è una città nella città, la fabbrica è una città nella città anche per quel che riguarda il proletariato, perché Torino è la città, come sapeva già Gramsci, che rappresenta al meglio il proletariato, e quindi in teoria la sinistra dovrebbe, storicamente era così, dovrebbe ottenere il massimo consenso. Ebbene, così leggo su Affari Italiani, in data 6 febbraio 2023, Schlein, solo 2 voti a Mirafiori. La candidata della sinistra alle primarie va male a Torino tra i meccanici di Stellantis. Ecco, in sostanza, la Fiat e gli operai non hanno premiato Elly Schlein, che in sostanza ha avuto un consenso molto basso, evidentemente il programma dell'ambientalismo neoliberale, del nuovo ordine erotico arcobalenico e di tutte le altre questioni della neosinistra liberal-libertaria, post-comunista e vicina alla visione del capitale, non hanno convinto, chissà perché, gli operai di Mirafiori, che sono ancora molto populisti nel loro immaginario. Pensate un po', hanno ancora come priorità il salario, i diritti sociali, la possibilità di mandare i figli a scuola, di farsi una famiglia, insomma, non sono all'altezza della sinistra fucsia neoliberale. Come diceva Bertolt Brecht ironicamente, quando nella Germania Est il governo fece circolare un proclama in cui diceva che era insoddisfatto del popolo, e allora Brecht disse: allora dovranno sciogliere il popolo e nominarne un altro. Ecco, qualcosa dovrà fare anche la neosinistra, Glamour, se procede di questo passo. Ma non tutto è perduto, credo, perché se è vero che Elly Schlein non è risultata particolarmente amata tra gli operai a Fiat Mirafiori, sono certo che potrà rifarsi con successo e ottenere grandi consensi ai Farioli, a Roma, a Cortina d'Ampezzo, a Courmayeur, a Capalbio e a Portofino. Lì sicuramente il consenso della New Left, dell'arcobaleno e della business class potrà salire notevolmente. Quindi non tutto è perduto, non si preoccupi Elly Schlein per questo insuccesso fra gli operai, nelle roccaforti delle upper classes otterrà il doveroso consenso.